E quest'oggi Dolomiti Turismo ci porta alla scoperta della Cina. Ben ritrovati a voi tutti, sì, avete capito bene. Allora, c'è un bellunese, un lungaronese, per la precisione, che ricopre un ruolo fondamentale. Ho detto ricopre, lo scopriremo insieme. Per quanto riguarda il mondo agonistico, commissario tecnico della nazionale di sci alpinismo della Cina, l'è stato anche di quella italiana e svizzera. Saluto Oscar Angeloni, ciao Oscar, benvenuto fra noi. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci interessa molto anche sapere, appunto, nella tua grande esperienza, hai girato una vita, le località di montagna per allenare i tuoi atleti, vedere anche un pochettino com'è il resto del mondo, magari paragonato anche con la realtà bellunese, ma partirei però da un dato. Dunque Oscar, da 2 anni CT della Nazionale di Sci Alpinismo, ce l'avevi già anticipato nel corso della diretta a Redamont, la notizia è quella che non lo sei più, quindi da qualche giorno possiamo quindi dire ex CT, una decisione credo anche molto ponderata nei tuoi ricordo quando ci sentimmo tempo fa all'inizio, vorrei arrivare alle Olimpiadi, questo non è stato possibile, perché Oscar, quali sono le motivazioni se ce le puoi dire? Ma dopo tanti anni passati in giro per il mondo, prima accennavi Italia, poi Svizzera, adesso Cina, è arrivata questa decisione sofferta, molto sofferta, perché lascio comunque un gruppo affiatato, una famiglia di atleti con quale si condivideva 7 giorni su 7. Sostanzialmente per motivi familiari, non, il lavoro intenso e il programma intenso che quest'estate, mentre ero lì, hanno stilato i miei capi, diciamo cinesi, non conciliava con la vita di famiglia. Certo, cioè Quindi prevedeva lunghi periodi fuori, quindi al di là di quelli che sono le gare, che penso sia in preventivo l'avevi messo, perché quello è, sapevi il calendario delle gare che ho poi il mondo, no? gare siamo come delle trottole, no? Siamo una volta qua, una volta là e quello si sa. Però rimanere 7-8 mesi via da casa, per la mia famiglia, per la mia bambina, era un po' insostenibile Certo. come stile, quindi ho deciso insomma di mettere sul piatto della bilancia tutto e naturalmente l'ago senza tanti dubbi è passato dalla parte della famiglia e quindi questa è stata la mia decisione. Dispiace tantissimo, dispiace veramente un sacco, però alla fine è così che gira la vita, e ci sono delle scelte da fare, giusto o sbagliate, si sono fatte. Beh, spiace sicuramente per questo progetto, tra virgolette, interrotto, ma molti appassionati di sci alpinismo e sportivi saranno dall'altro lato invece contenti, perché possono pensare a un ruolo di Oscar Angeloni anche in prospettiva olimpica. Ecco, quando si parla di prospettiva olimpica ti si illuminano gli occhi, nel senso che vuol dire una cosa a cui terresti molto, ottieni molto. Beh, il cinque cerchi, le Olimpiadi sono penso il culmine di ogni atleta o anche tecnico, la fine di un ciclo, di un lavoro, quindi per me sono una cosa ancora più importante, spero ancora di arrivarci, anzi sicuramente ci arriverò perché la determinazione è quella, magari non in veste di coach della Cina ma con altre vesti, adesso vedremo, qualcosa si sta già muovendo, quindi insomma Vabbè, son fiducioso, son questo qualcosa fiducioso. si sta già muovendo, ci lascia presagire che non tra molto avremo delle novità in Italia oppure in Europa o in un altro paese, Oscar. Cerchiamo un po' se riusciamo Non in Italia, ecco, non in Italia, in ok. Italia attualmente ha già dei tecnici che giustamente arriveranno alle Olimpiadi, quindi non mi sembra neanche corretto entrare in corsa e scalzare magari chi ha lavorato già per 2 anni, ecco. Quindi ti lascio con questo dubbio. Eh beh, ricordo Oscar, quando eri CT della Nazionale Sci Alpinismo, hai veramente portato a successi incredibili, un team tra l'altro stratosferico, penso a Manfred Reichegger, Matteo Heidelin, Damiano Lenzi, insomma ancora adesso li ricordiamo. Quindi lo sci alpinismo per la prima volta disciplina olimpica, secondo te il format di gara? Sprint, vertical, ma è il vero sci alpinismo o no questo, Oscar? Questa è la grande domanda che si fanno tutti, ma non solo in Italia, e nel mondo. Ci sono state mille riunioni con diversi coach di tutte le nazionali mondiali. Questo è un format olimpico. Passiamolo così. E
Ci sarà la sprint, che è una gara di 3 minuti, la staffetta mista, uomo e donna, quindi entrare nel mondo olimpico. Poi so che la Francia già con le Olimpiadi 2030 ci sarà anche la gara individuale, quindi la gara per antonomasia dello sci alpinismo, è un passo alla volta. Se mi chiedi se è sci-alpinismo, ti dico ni, sì, forse no, È una insomma. disciplina più mediatica, quindi a beneficio di telecamere, mondovisione, vero? Assolutamente sì, poi quello che ci chiede anche il Comitato Olimpico Internazionale, dobbiamo far conoscere questo sport non solo a chi lo pratica, ma anche al di fuori, e naturalmente in un contesto che sia un contesto sempre splendido, di montagne e tutto. Quindi ci chiedono più visibilità, mediaticità, e questo purtroppo ha inciso un po' sulle scelte delle discipline, però io non le guarderei come discipline minori, ma è solo un antipasto per poi veramente avere un pranzo come si deve. Ecco Oscar, Milano Cortina, Sì. se la provincia di Belluno avesse avuto delle gare di sci alpinismo come te magari auspicavi, invece che in un'altra regione, poteva essere un ulteriore trampolino di lancio di visibilità per l'Italia e per l'intero movimento dello sci alpinismo. Ma è stato deciso di non farle in Veneto, comunque a Cortina, e di portare lo sci-alpinismo a Bormio, altra località, per carità, bella, però al cospetto delle tofane, del cristallo e di queste magnifiche montagne che abbiamo noi, e solo noi, mi spiace per gli altri, ma è così, sarebbe stata ancora la ciliegina ancora più sulla torta. Devo dire che comunque l'anno scorso, quest'anno, fine stagione, abbiamo fatto la Coppa del Mondo, la finale di Coppa del Mondo a Cortina, e tra l'altro con un team organizzativo, guide, Fondazione Cortina e tutto, ed è stata, detta degli esterni, la gara più bella e anche quella più organizzata bene. Quindi le potenzialità ci sono, e è stato così, hanno fatto conoscere ancora di più lo sci alpinismo. Anche se naturalmente nelle nostre valli non c'è tanto bisogno, però hanno messo già il primo tassello per il futuro, e quindi io spero che in un futuro ci sia ancora possibilità di avere qualche grande manifestazione, oltre alla Coppa del Mondo, naturalmente in zona. Dunque, tu hai fatto lunghi periodi, ci dicevi, in Cina. Noi abbiamo molti turisti cinesi, ma magari non molti hanno trascorso lunghi periodi. Com'è la vita in Cina? Voglio dire, è difficile? Oppure, come si vive lo sport e lo sci alpinismo in Cina in maniera diversa da qui? È una domanda che ci vorrebbe una vita a rispondere, però non si vive male naturalmente. Io poi l'ho vissuta da lavoratore, non da turista, e quindi entri in un mondo lavorativo. E loro sono molto amanti anche della montagna, tanto è vero che hanno delle stazioni sciistiche anche a 4 ore di volo da Pechino, però sono frequentatissime. È chiaro che parlare a queste persone che sei delle Alpi, poi quando dici Dolomiti, gli brillano gli occhi. Sì, sono molto interessati a quello che è la montagna vera, passatemi il termine, anche se poi in Tibet abbiamo montagne che, insomma, la catena più alta del mondo. Però loro sono molto molto interessati anche per lo nostro stile di vita, per la nostra cultura e, vabbè, per il nostro cibo, lasciamelo dire. Hai avuto difficoltà ad adattarti al cibo cinese? A Lì volte ci si mandava i messaggi, magari i amici ti mandavano un piatto di pasta, no, lì ci si deve eh? adattare anche al loro cibo, naturalmente la loro cultura va rispettata, però è lontana un po' da quello che è il nostro standard, diciamo. E quindi guardano con un occhio veramente curioso, e hanno proprio voglia di evadere, se possiamo dire così, di vedere altri posti come le nostre montagne, insomma. Certo, che quindi ci fa capire che sono note, sono conosciute quando parli di Dolomiti. Certo, Sì. Claudio, sono conosciute anche perché insomma, sono particolari e tutto, al di là delle grandi montagne come il Monte Bianco, il Cervino, però poi posti incantevoli come abbiamo noi in Dolomiti, insomma, loro apprezzano molto, apprezzano anche non dico il lusso, ma insomma il bello, il curato del nostro Ah, ok. territorio.
e quindi sono potenziali veramente clienti che tra l'altro ho trovato in aereo delle persone. Parlavano anche un discreto inglese che avevano girato e insomma gli ho fatto un po' da cicerone e Sì. da agenzia di viaggi per il prossimo viaggio Ok, in fantastico. Ci sono Dolomiti. località sciistiche grandi, enormi, Pechino è una metropoli, no? Anche le località sciistiche sono così oppure in misura ridotta o paesi come le nostre Dolomiti? Ma allora le stazioni sciistiche sono, io ne ho girate tre o quattro, sono costruite ad hoc. Quindi non sono vicine a un grande centro, sono distanti dai grandi centri, però costruiscono tutto quello che è attorno. Prima fanno le infrastrutture e poi fanno le piste da sci, quindi quattro Ah, corsie, 5G, ecco, e questo fa alberghi. riflettere. È È un po' quello che manca, è un po' quello questa. che Sì. manca. Da noi avviene il contrario? E purtroppo sì, però devo dire che dalla loro hanno la morfologia del terreno che è Ah, possibile sì, fare certo. questo. Fare un quattro corsie che va in Sì. Comelico o Valboite, insomma, diventa un po' più complicata la cosa, ecco. Però loro sì, fanno queste grandi resort, le piste non sono enormi. Ricordo a febbraio ero ai confini con la Nord Corea e c'era un bellissimo resort, ski resort con delle belle piste, anche piste nere, e sì, lì fine a se stesso su delle colline, insomma, Certo, ecco. Oscar, 30 secondi. La più grande soddisfazione e il più grande rammarico di questa avventura cinese. Più grande soddisfazione penso sia la medaglia d'oro ai campionati mondiali junior. Nella sprint, proprio in gara di Olimpiadi, e di aver creato un gruppo di ragazzi che dal nulla hanno fatto questo. Quindi il mio lavoro penso di averlo fatto decentemente. Il più grande rammarico, appunto, aver lasciato questi ragazzi senza la direzione e si era costruita una famiglia, ecco. Allora Oscar, grazie davvero per essere intervenuto, è stato un grande piacere e abbiamo una certezza che ti rivedremo nel mondo dello sciarpinismo. Assolutamente sì. Grazie Grazie quindi a Oscar a voi, Angeloni grazie a voi. e a voi tutti grazie per la gentile attenzione, a Simone Tollotta alla regia e l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima.